il bagno, la TV la vado a vedere dalla mia vicina perché io non posso comprarmela, ragazzi. Il bagno, c'è una turca qua fuori che usano gli inservienti di dove abito io. Perché sai, qua c'è tutta gente molto ricca, però io sono qua, non è neanche casa mia. E mi hanno tolto il bagno perché sapevano che ero io, quindi hanno tolto il bagno, l'hanno murato e io vado a cagare in una turca che c'è qua fuori. Cago insieme agli serventi e le donne di servizio che vanno a pulire le case di queste persone ricche. Quindi caghiamo tutti assieme, c'è la turca, il televisore non ce l'ho. Che devo fare, ragazzi? Purtroppo non ho possibilità, quindi quanto vi piacerebbe vedermi così, invece la dovete prendere tutta nel culo come siete abituati a fare, però nei cespugli, perché voi non avete una casa, perché siete dei barboni di merda. Quanto piacerebbe a questa gente vedermi distrutta? E invece no, tesoro. Io sono bella, ricca e famosa, vestita dai migliori stilisti e acclamata da tutta Italia. E voi vi potete mangiare il cazzo, tagliatevelo e mangiatevelo. Tagliatevi il cazzo e mettetevelo in bocca, almeno una volta per tutte qualcuno in bocca ve l'avrà messo. Ovviamente queste cose che sto dicendo, cari schifosini, non sono per voi, lo sapete. Lo sto dicendo, come potete vedere, i commenti di questi lombrichi. Non è colpa mia se io non sono bella, ricca e famosa, ma cosa devo fare? Cioè, fatevene una ragione, ragazzi. Io mi sveglio tutti i giorni alle 2 del pomeriggio perché non lavoro. A me, tesoro, ma figurati se odio te, Victor, che ti adoro. Perché io non lavorando, ovviamente mi alzo alle 2, ragazzi. Voi a che ora vi alzate? Alle 6 per andare a fare i mercati e poi venite qui a scrivere, a insultare a una persona come me che ce l'ha fatta nella vita. Ma prendete esempio da una come me invece. Cercate di modificare la vostra vita. Non fatevi attanagliare dal nervosismo perché vi fa male. Voi potete scrivere tutti i commenti, gli insulti che volete, ma tanto sempre delle merde rimanete poi. Chi si alza alle 2 del pomeriggio sono io sempre, non voi. Ha voglia di insultare. Beh, ovviamente non in questa situazione di emergenza, ma se eravamo oggi nella normalità, io domani mi alzavo alle 2 e voi avevate insultato e domani vi alzavate alle 7 del mattino. Quindi. Come hai fatto per guadagnare tanto? Ma io non ho fatto assolutamente nulla, tesoro. Che lavoro fai? Tesoro, metti il mio nome su Google e schiatta un GURP.